Vogliamo uscire? Andiamo? Buongiorno e benvenuti. Io sto per uscire, oggi è venerdì per me, giorno libero al lavoro e quindi vado a fare un po' di commissioni. Vado a rifare le unghie, che settimana prossima finalmente si parte, sabato saremo in viaggio, quindi manca pochissimo, non vedo l'ora. E poi devo fare un po' di spesa, serve lo shampoo, lo spray per ambienti, cose del genere e vado in un supermercato qui vicino e poi torno a casa. Il tempo oggi non è dei migliori, c'è un po' di nuvole, ieri ha piovuto. Però le temperature si sono abbassate, siamo sui 22 gradi, il che non mi dispiace per nulla, un po' di fresco. E poi sì, dai, siamo a metà settembre, ormai l'autunno è alle porte. E volevo farvi vedere anche cosa abbiamo comprato sabato. Abbiamo tolto tutta l'altra copertura che avevamo, che era in paglia, non ci piaceva, l'abbiamo tolta e abbiamo messo questa, abbiamo comprato questa in tessuto grigio, come quella che abbiamo dietro al divano. E qui stiamo cominciando a togliere tutti i fiori perché, come vi avevo già accennato, vogliamo piantare qualche pianta autunnale. Poi ho comprato questa e quella lanterna che sono a luce solare qui sopra e la sera si accendono e sono carinissime. Io volevo comprare le lucine sulla ringhiera, però poi mio marito ha messo la copertura, quindi le lucine non posso più prenderle, però vorrei vedere se riesco a creare qui sopra delle linee zigzag di lucine che si possono accendere la sera. Secondo me viene una bellissima atmosfera. Poi vabbè, abbiamo riportato il tavolo dentro, qui eccolo quello lì che abbiamo qui, è ancora chiuso. Perché il tempo inizia a piovere, non penso che lo useremo molto, fino a che poi non faremo il tavolo qui e questo passerà definitivamente fuori. Però devo comprare una copertura come quella che abbiamo per il divano, questa in plastica, però questa è proprio della misura giusta per il divano. Mi serve qualcosa da prendere per il tavolo, così che quando è fuori non si rovina. E magari vi metto qualche idea di tavolo che vorremmo realizzare. L'unica cosa, sono un po' indecisa su... Scusate, stavo guardando schizzo che non so cosa stava facendo. Cose strane. Schizzi, tutto bene? Schizzi! Vabbè, si è nascosto. Solo le sedie, non so che tipo di sedie comprare per il tavolo. A me piacciono tantissimo le sedie in velluto, magari vi metto anche qui qualche foto. Mio marito però è un po' contrario perché dice che in estate dà fastidio, magari in inverno è comodo, ma in estate forse può dare fastidio e poi se si sporcano è un po' un casino. Quindi non lo so, davvero non lo so. Sono molto indecisa su questo. Il tavolo sono proprio, so già il modello, ma le sedie no. Vabbè, vedremo. Poi ci sono un altro paio di idee che mi ronzano per la testa, ovvero vorrei portare la scarpiera che abbiamo giù nella veranda, quella grande, metterla qui fuori alla porta, perché noi abbiamo uno spazio abbastanza grande e vorrei metterla lì. Perché al momento abbiamo quella beige di Ikea, l'avete vista, montata in un video, e però sta per arrivare l'inverno e con stivali e scarpe è un po' più complicato, non è proprio super comoda. Devo dire che già adesso con le scarpe estive non ci va molto dentro e quindi è sempre un sale e scendi. E come sapete, noi siamo abituati a togliere e a mettere le scarpe soltanto quando usciamo di casa. Quindi anche nell'altra casa avevamo la scarpiera all'ingresso, però qui
Non so, mio marito l'avrebbe voluta mettere, adesso vi faccio vedere. Già quando ci siamo trasferiti avrebbe voluto metterla qui, dove c'è lo specchio, perché, vi ripeto, per noi è comodo avere la scarpiera appena prima di uscire di casa, però non vorrei mettere un mobile così grande qui dentro, per non chiudere l'ingresso, non so, non sono convinta. E quindi per questo... Dicevo, per questo vorrei metterla fuori, perché ci sta bene, ci sta, lo spazio c'è per metterla e poi possiamo tranquillamente metterla, perché ognuno ha le scarpiere proprio fuori la propria porta, non dà fastidio al passaggio. E non so, vorrei provare, mio marito ha detto che tranquillamente possiamo portarla sopra, è solo un po' un casino perché dovremmo smontarla o almeno cercare di portarla montata, non so se ci riusciamo. Quindi è un po' una faticaccia. Però vediamo, prima che arriva l'inverno, vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Poi la mia adorata cassettiera che io ho ormai da... La Malm di IKEA ho ormai da boh, forse 5-6 anni l'ho anche ridipinta, ne ho due, una è giù nella veranda, l'ho ridipinta di questo colore che sembra grigio ma in realtà è un grigio, sembra che si chiami un grigio beige. Schizzo piange perché sa che dobbiamo uscire. Sì, usciamo tra poco, amore, non ti preoccupare, tra poco usciamo. Aspetta un attimo. Si è rotta. Praticamente si sta aprendo le due parti laterali e quindi i cassetti non vengono più fuori. Ed è una cosa che devo assolutamente cambiare. Ora non so se prendere un'altra cassettiera, però mi fa molto comodo avere la cassettiera qui fuori perché ho le cose di schizzo, il guinzaglio, le salviettine, la sua medicina, tutto quello che mi serve anche per le buste della cacca, per uscire fuori velocemente, prendi il guinzaglio e glielo metti. È molto molto comoda. Vediamo un pochino cosa si può fare, se riesco a mettere questa roba altrove, perché negli altri due cassetti ho tutte le decorazioni, alcune decorazioni in più, nell'ultimo ci sono tutte le federe del cuscino del divano, però può essere che io riesca a trovare un altro posto tranquillamente e questa la buttiamo perché non ne può più. Oppure devo comprare un'altra cassettiera. Vediamo. Noi adesso scendiamo, lui è già pronto, direzione porta, mettiamo il guinzaglio e usciamo e poi io vado a fare questi piccoli servizi, unghie e spesa. E un'altra cosa, non vedo l'ora di andare in Italia, ho già preso appuntamento dal parrucchiere, non per tagliarli, ma perché voglio fare un colore, assolutamente non voglio cambiare colore di capelli, ma ho molti capelli bianchi, ormai sono davvero diventati tanti, e voglio fare il mio stesso colore, praticamente il colore simile al mio, anche perché mi piacciono tanto i miei capelli, è naturale, e quindi anche per dargli una rinfrescata, un po' di luminosità, e quindi non vedo l'ora. La scarpiera in questione è questa qui, questa che sta nella veranda. E questa noi prima l'avevamo nell'altro appartamento all'ingresso. Infatti ci sono le chiusure per i bambini perché Schizzo aveva imparato ad aprirla. Sono porte scorrevoli e lui non so come faceva, però l'apriva. Infatti, quando tornavo da lavoro trovavo sempre le scarpe fuori. Per fortuna non ha mai mangiato nulla, però mi cacciava tutte le scarpe che riuscivo a prendere, le trovavo sempre per terra. Quindi abbiamo messo le cose per i bambini. Ok, questo è il mio look per oggi. Ecco le scarpe che cercavo, questa mezza ballerina aperta. E ho messo questa camicia oversize, un po' perché fa un pochino fresco, anche se sta uscendo il sole e l'aria si sta riscaldando. Schizzo si è già accomodato. Schizzo, fai il bravo. Ci vediamo dopo? Sì, ci vediamo dopo. E guardate quanto è carina questa nuova cover che ho comprato. Il cuore in 3D, troppo carino. Comunque, ora scendo, ci vediamo dopo, vi faccio vedere le unghie e cosa ho comprato al supermercato.
Tornata a casa, mi sono un attimo cambiata perché sta cominciando a fare caldo. Sto tempo adesso ci farà impazzire. Stamattina si stava freschi, adesso fa caldo, infatti ho sudato e mi sono un attimo cambiata. Comunque vi faccio vedere al volo che cosa ho preso al supermercato. Ah, e le unghie le ho fatte così questa volta, rosse con due dita di French, molto carine. Eccole qui, davvero molto carine. Comunque, vediamo un attimo che cosa ho comprato. Allora, ho preso un pacco di gnocchi, questi ci piacciono tantissimo, sono veramente molto buoni. Poi un pacco di mollette perché 40 mollette, le mie mollette si rompono, scompaiono, ero rimasta con 4 mollette veramente, adesso ne ho ben 40. Poi ho preso lo shampoo che mi era finito, questo costa oro, ragazzi, qui costa oro lo shampoo. Questo l'ho pagato, oddio, non ho più lo scontrino, credo sui 4 franchi, 4,95. Poi ho preso aceto, questo bianco, io lo uso per lavare a terra, nella lavastoviglie, mi trovo bene. Poi deodorante per ambienti, no, per ambienti, scusate, per tessuti. Un pacco di farina, questo è un misto di farina di farro, farina bianca e farina di segale. Buonissima, la pizza viene buonissima quando la faccio con questa farina. Poi ho preso un pacco di patatine, sono da 700 grammi, 7,50. E poi ho trovato un pollo allo spiedo, quindi la cena per stasera è salva. Sta anche colando il sugo, ora lo metto in una teglia. E poi ho preso, questo però l'ho già aperto subito immediatamente appena sono entrata, ora vi faccio vedere, un deodorante per ambienti, ma come profuma, bello, delicato e fresco. Comunque, per i prezzi io ho perso lo scontrino, ma alcune cose me lo ricordo. Allora, lo shampoo vi ho detto ho 4,95, gli gnocchi costano 2 franchi e 10 qui, le mollette le avrò pagate 6 franchi, sì. Questo costa 5,45, l'aceto costa 90 centesimi a bottiglia, la farina 2,20, 2,20 franchi, le patatine costano 3,95 e il pollo c'è scritto vicino 13 franchi e 80. Niente, questo è stato un po' di spesa che ho fatto. Comunque, ho appena finito di sistemare un attimo la spesa, adesso mi preparo qualcosa da mangiare che ho una fame incredibile e mi faccio un po' di gnocchi. Io li adoro in qualsiasi modo, col sugo, con la mozzarella, però mi piace anche tipo col burro e un po' di pepe sopra, una cosa semplice, veloce e così pranzo. I miei gnocchi stanno cuocendo, penso ci metterò un po' di panna sopra e un po' di pepe, basta, veramente burro e pepe faccio. Una cosa proprio grezza e campagnola, ma non ho molta voglia di cucinare. Mi piace farlo, cioè cucinare, però non è proprio la mia attività preferita. Mi piace di più pulire, sistemare, ma cucinare non lo faccio perché lo devo fare. Non è una cosa proprio che faccio volentieri. Altrimenti, quando ho tempo, quando devo preparare qualche cena che viene qualcuno, allora sì, mi piace farlo. Però solo per me no. Per esempio, se c'è mio marito, allora preparo volentieri il pranzo, la cena, ma per me sola potrei mangiare toast a morte eterna. Comunque, adesso che cuociono, mangio. E la spesa ve l'ho fatta vedere, le unghie ve le ho fatte vedere. Cosa vi volevo far vedere più? Ah, l'adesivo che ho messo vicino allo specchio in bagno. Ve lo faccio vedere tra poco.
Il mio pranzo è quasi cotto. E comunque nella spesa non avete visto molto cibo, perché io di solito frutta, verdura la compro alla necessità per evitare che si faccia, che vada male. E adesso per esempio mi è finita l'anguria, quindi penso che dopo aver mangiato scenderò un attimo giù al mini market qui turco, che ha migliore anguria che io abbia mai mangiato, è davvero buonissima. Vado a prendermene un pezzo e poi domani magari vado a prendere un po' di banane, anche se in frigo di verdura ne ho abbastanza. Sì, c'è abbastanza verdura, peperoni, vedo peperoni, zucchine, pecorino, pomodori, no, c'è abbastanza verdura, anche perché questa settimana poi partiamo, quindi non voglio comprare troppo. E poi ahimè questo frigo è il frigo di Barbie. Avete presente il frigo che c'è nella casa di Barbie? È esattamente questo. Io non vedo l'ora di cambiarlo, anche se non lo metteremo qui perché questo è un frigo che è dentro la cucina. Non possiamo né toglierlo né cambiarlo, non possiamo fare niente. Per te che comprarne un altro così non ha senso. Però vogliamo metterlo fuori dove c'è il tavolo, c'è quella mega parete bianca. E so che è un po' scomodo, però purtroppo non ho alternativa. E così vorremmo prendere un bel frigo a due porte all'americana, o a due o quattro porte, non so, non abbiamo... A me piace a due porte, cioè quel lato frigorifero e il lato congelatore, però molti dicono che a quattro porte è molto più capiente. Vedremo un pochino, però è un acquisto che dobbiamo fare, perché questo è minuscolo, cioè il congelatore è un solo cassetto sopra, così non si può. Come si suol dire, le cose semplici sono le migliori, ed è vero, già è buonissimo, io vado a mangiare. Sono passate qualche ora, ho mangiato come avete visto, poi ho guardato un po' di TV e adesso mi sono fatta una doccia e uno shampoo, che ne avevo bisogno, e ho anche messo lo smalto rosso sui piedini per abbinarle alle unghie nuove. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Ce l'avevo viola, adesso l'ho messo rosso, e vi faccio vedere anche la scritta che ho messo sullo specchio: You look amazing, sei meraviglioso, qualcosa del genere in inglese. E l'ho comprato per un motivo ben preciso, ovvero dove c'è you, non so se si notano, non si vede, comunque qui c'era un graffio che mi dava così tanto fastidio, non potete immaginare quanto fastidio mi dava quando guardavo allo specchio e vedevo quel graffio, perché è anche abbastanza profondo. Mettendo la scritta l'ho coperto, e adesso al mattino alle 4 quando mi sveglio per andare al lavoro qualcuno mi dice che sono meravigliosa. Comunque, anche perché non disturba né da questo lato né da quest'altro, quindi assolutamente non dà fastidio. Fatemi sapere se vi piace come idea per risolvere ad un problemino. Ok, ora asciugo i capelli e poi vado un attimo giù al supermercato a prendere l'anguria e un po' di pane per stasera. Comunque la mia fila naturale è quella al centro, esce naturalmente. Prima la portavo sempre, adesso no, adesso la porto al lato.
Ed io anche oggi vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ciao!